Eccoci qua, come stai? Bene, benone. Innanzitutto mi devi dire perché mi hai dato appuntamento qua? Perché è un posto bellissimo. Questo perché sicuro. Ci sono cresciuto. Qui siamo sulla dogana praticamente. Tra Monteverde Vecchio e Trastevere. Adesso continuo a venirci ogni tanto, però era proprio il mio raggio d'azione perché era tutto a portata di mano. Qui c'era Villa Sciarra, tagliavo da casa dei miei. A Villa Sciarra ci andavo a giocare a pallone con gli amici, ci stavo tutto il giorno. E poi quando ero un po' più grandicello andavo a suonare là sotto, vedi? C'era il Folk Studio, il mitico Folk Studio. Di De Gregori, Venditti. A sinistra, esatto. E tu ci andavi da ragazzino, praticamente. Sì, scendevo qua, te lo faccio vedere. Andiamo. Sono gli occhi dei bambini che fanno girare il mondo. Sono i sogni dei bambini che fanno tornare il sole. Sono gli occhi dei bambini che... Quindi Alex, 14enne, veniva qui al mitico Folk Studio. Sì. La domenica pomeriggio c'era la... si chiamava la domenica del dilettante. Potevi venire qui, scrivevi il tuo nome su un biglietto, poi loro ti chiamavano e avevi due canzoni di tempo a disposizione per suonare. Tue canzoni scritte da te. Scusa, che emozione c'aveva il giovane Alex, 14enne, 14 anni, a sedere sul palco di Venditti, De Gregori, di Stefano Rosso, che era un tuo amico. Sì, venivo sempre ad ascoltare Stefano, ma proprio questo era il mio goal, era andare nel locale dove ci suonavano i grandi e suonare e magari qualcuno mi diceva bravo, bella quella canzone che hai cantato. Quella era la soddisfazione pazzesca. E quando non suonavi qui? Quando non suonavo qui cercavo di suonare a casa. Vicini permettendo? Sì, fino alle 9, alle 10 di sera potevo suonare in casa e poi se potevo suonare la sera tardi uscivo. O me ne andavo a valle, nel senso che là sotto c'è il fiume, no? C'è l'isola Tiberina, dove c'era un punto con l'arco dove potevi mettere a suonare senza disturbare nessuno. E quando non suonavo a fiume suonavo la parte di sopra, andavo sul colle, sul Gianicolo. Davanti all'ospedale del Bambin Gesù c'è la Quercia del Tasso, l'anfiteatro. Sono gli occhi dei bambini. Te lo faccio vedere. Andiamo. Vogliono dormire e nascondono segreti che... Mitica Quercia del Tasso. Questa è la Quercia del Tasso. Lì c'è ciò che resta della quercia. Sì. E tu venivi con la tua chitarra a suonare. Io venivo di notte per cavoli miei, mi mettevo qua. Acustica perfetta, tipo teatro dei Pitagoro, no? Esatto, io portavo la chitarra acustica o certe volte, se ero particolarmente ispirato, anche la chitarra elettrica con un amplificatore a pile piccolino per distorcere, mi mettevo qui e suonavo. Suonavo per parecchio tempo e poi ogni tanto succedeva che non ero l'unico che veniva, che aveva voglia di starsene al fresco d'estate a suonare o a starsene comunque a prendere il fresco. E quindi magari trovavi qualcun altro con la chitarra, qualcuno col sax. Quindi jam session improvvisata? Sì, ti mettevi a suonare, era un po' un posto anche per incontrare altre persone, per fare due chiacchiere. Era un po' Instagram, un social network dei tempi. Tu andavi, ci vai, sai che c'è qualcuno, fai due chiacchiere, incontri un altro musicista, magari un altro che sta col sax, un altro che non può suonare di notte a casa, ti metti a suonare insieme. Fai un po' amicizia e poi non lo rivedrai mai più in tutta la vita, però intanto hai condiviso qualcosa. Solo per il piacere di suonare insieme, non c'erano like che tenevano. No, no. Effettivamente è un contesto dove si socializza qua, la Roma splendida che vedi da questo contesto ti aiuta a chiacchierare, a conversare, a suonare insieme. Abbiamo visto tanti amici, coppie, mamma e papà pure tanti. Di giorno sì, ahimè anche tante mamma e papà, perché qua proprio qui di fronte c'è l'ospedale pediatrico del Bambin Gesù. Bambin Gesù che è un po' la tappa finale della nostra chiacchierata, sì. E che è una realtà che tu conosci bene. Una realtà che conosco bene perché ho sempre cercato di essere disponibile. Poi adesso c'è questa nuova realtà del Bambin Gesù che è qui vicino a Roma, a Santa Marinella. C'è una struttura sul mare, un po' dimenticata, nel senso che è un po' un ospedale di frontiera, diciamo. Però funziona, sono molto bravi, è una realtà molto importante. Che poi il messaggio, no, della nostra chiacchierata, ricordarci di quelli che sono un po' troppo dimenticati a volte. Esatto, no? Esatto. E poi siccome tu eri molto sensibile già prima, forse ancora lo sai ancora di più adesso che sei papà, magari me lo racconti andando. Va bene, andiamoli a trovare, dai, ti portiamo in macchina. C'era una volta, forse.
c'erano due, c'era una mucca, un asinello e un bue, c'era una notte con una sola stella. Nasci da una famiglia di commercianti, giusto? Sì, mio papà aveva una macelleria. A Monteverde? A Monteverde. Da ragazzino davo anche una mano, insomma, stavo al negozio, ero a disposizione. I miei ruoli erano all'inizio solo quello di fare le consegne, le consegne a domicilio. E poi la passione per la chitarra? Ma la passione per la chitarra c'era già, mi c'era già da prima, non lo so perché. C'erano due bambini che abitavano di rimpettai, insomma, sul pianerottolo mio, e avevano una chitarra. E suonavano e mi piaceva questa cosa. Affascinava, vedi. E quando avevo 6 anni ho cominciato a chiedere la chitarra, ho cominciato a fare una testa così ai miei genitori e quando ho compiuto 7 anni me l'hanno regalata. Fino a che poi l'anno dopo cambiammo casa, quando ne avevo 8, siamo andati a Monteverde Vecchio e lì c'era in parrocchia, davano lezioni di chitarra. Ci sono delle passioni passeggere, che qua, delle cose che per un periodo... E sei poi metti molto, da parte. Esatto, che le fai molto, poi però passano un po' in secondo piano e poi dopo qualche anno non le fai più. Mentre invece la chitarra mi ha sempre lasciato la sensazione di giocattolo nuovo. Io mi ricordo che la mattina stavo a scuola, non vedevo l'ora di tornare a casa per suonare la chitarra una mezz'oretta prima di pranzo. I regali per la prima comunione a 9 anni erano la chitarra nuova, l'organo, che aveva i ritmi incorporati per fare gli arrangiamenti, la batteria. Però ero molto a casa, in camera mia, da solo, a suonare la chitarra. Ero intrippato nel mio mondo. Ed è una cosa che poi mi è rimasta. Quando vai molto in profondo di una cosa, non finisci mai di studiare, vuoi sempre scoprire delle cose nuove. A 21 anni ho cominciato a lavorare tanto all'estero. In Olanda, in Francia, in Germania, in Nord Europa. Non eri proprio guardato bene. Poi però iniziavi a suonare e quando ti sentivano suonare cambiavano idea. E quindi era, insomma, un bel passepartout per entrare nella vita di un sacco di persone. Ho conosciuto tanti colleghi, tanti musicisti. I tuoi gusti quali erano? Cioè i dischi di Stefano Rosso, no? Sì. Era una via di mezzo tra il cantautorato e la tradizione romana, se vogliamo, per alcuni punti. Sì, era un cantautore cantastorie. Sì. Stefano è importante. Secondo me Stefano sta nel DNA di tanti cantautori di oggi. La scuola romana, secondo me, siamo tutti figli di Stefano Rosso. E quindi lui è... ascoltavi lui e poi? Ascoltavo Bennato tanto. Ma ascoltavo Pino Daniele, mi piaceva un sacco. E Bennato poi gliel'hai detto quando siete stati insieme sul palco? Rino Gaetano mi piaceva. Sì, certo che gliel'ho detto. Che... ho iniziato per colpa sua. La prima canzone che ho suonato a chitarra è stata Il gatto e la volpe. Lo sa bene, glielo dico sempre, è tutta colpa tua. Tu e il gatto e io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi... Roma quanto è stata di ispirazione per te, ma adesso che sei un cantautore affermato, ma anche quando eri un ragazzino che strimpellava? Beh, è stata tanto. Roma è una città piena, ricca, che ti offre un sacco di cose, belle, brutte. Le strade che abbiamo fatto insieme le vivevi, cioè vivevi la città anche da ragazzino molto di più. No, ma vedi la differenza, perché noi vivevamo, io vivevo in Trastevere con la porta aperta. Conoscevi tutti, si viveva in un modo... più romantico, più sincero. C'era più un vivere sociale, no? Vivevi in maniera più sociale, anche con gli stessi oggetti. Adesso la Ollus, questa qui, Terra dei Piccoli, cioè questa bottega dei piccoli che serve proprio a raccogliere, no? Giocattoli che vengono usati poco per darli ai bambini più bisognosi. Certo. C'è il concetto del riuso. Era normalissimo. Anch'io ho vissuto questa cosa, figlio unico, però i vestiti dei cugini più grandi, che poi andavano pure i cugini più piccoli, la carrozzina, le cose. E non solo da bambino, anche da grande. Non lo so, era un mondo più semplice, più creativo, però più sano. Era un po' più sano. Grande esperienza all'estero, grande musicista, e poi il successo arriva a una canzone che esplode, giusto? Nel 98. Ma com'è nata Solo una volta? Cominciavo a sentire l'esigenza di fermarmi un po', di avere una storia più completa. Ricordo ancora, ero a casa lì a Trastevere. Sì. Ricordo perfettamente che avevo un'idea, avevo l'idea del sol maggiore sulla chitarra acustica che doveva girare in un certo modo. Poi una sera mi stavo vedendo un film a casa, un film angosciante. Avevo una muta di corde nuove. Ah.
Quando tu monti le corde nuove sulla chitarra, la chitarra suona più brillante, tutta più chiara, più positiva, no? E quindi ho preso la chitarra, ho cominciato a suonarmi questo accordo e ho cominciato a scrivere. C'era la luna, c'erano le stelle. E mi sono scritto l'antidoto alla tristezza. Il tempo va, passano le ore e finalmente faremo l'amore. Solo una volta o tutta la vita. Hai avuto modo di condividere o di aprire il live dei miti come BB King, di suonare con gente a Sanremo come Ray Charles, con Toquinho, cioè con miti veri e propri della musica. Eppure lo hai fatto sempre con la sicurezza che ti dava il fatto di essere un grande professionista della chitarra. Tu mi racconti sempre che non hai mai avuto paura sul palco. No, il palco non fa paura, nel senso, il palco non è un esame, io non devo fare gli esami, il palco è un momento per divertirsi. Non è quindi non vai sul palco con la paura di sbagliare, vai sul palco con la gioia di andarti a divertire. E non so perché quello che ti voglio dire poi lo senti. Tornando invece al tema emozioni, no? Un'emozione però ce l'hai avuta e me l'hai raccontato quando un tuo pezzo te lo sei sentito cantare da una certa signora Mina. In realtà avevo già scritto altre cose, era altri in diverse occasioni, però quella volta aveva toccato la mia vita, non la mia musica. Fatto sentire le mie cose, quelle proprio che vengono da dentro, cantate da lei, è stata una cosa forte, è stata un'emozione molto forte. Perché oggi sono Come ti è cambiata la vita da quando è arrivato Edoardo? Pensavo che non cambiasse più di tanto, invece è cambiato. È cambiato all'inizio, neanche lo so. Senti soltanto una botta forte dentro, una sensazione quando vedi questo esserino. Sono voluto godere questo suo momento, il momento di quando è neonato, di quando ti guarda e ride e sorride perché ti riconosce per istinto e non perché gli devi comprare l'iPad. Che ti auguri per lui? Può scegliere di fare quello che gli pare, io sono contento, sarò contento della sua contentezza, gioirò della sua gioia. E Alex, secondo te è cambiato un po' da quando è diventato padre? Ti si apre un pezzo di corpo, di cervello che prima non sapevi di avere, fatto di sensazioni, fatto di emozioni, di commozioni. Hai anche aiutato tanti giovani. È gratificante e ti fa anche crescere, perché un giovane dal momento che tu gli dai, lui dà a te. Poi rispettando le loro identità particolarmente diverse. Quando ho prodotto qualcuno, ho prodotto sempre molto in punta di piedi, attento a far uscire ciò che di buono c'era in lui e non di mettere delle cose di me stesso all'interno del prodotto che si sta facendo. La differenza tra la gavetta di una volta e emergere oggi, no? Spesso troviamo dei ragazzi che magari hanno la popolarità oppure fanno quelle visualizzazioni su YouTube, ma questo non vuol dire che abbiano imparato un mestiere, abbiano realmente vissuto la vita del palco come l'hai vissuta te. Che differenze vedi? Non puoi fare il medico senza che hai fatto l'università prima, se non hai studiato, no? Questo dovrebbe valere anche per la musica. Anche se sui supporti tu hai una predilezione. È vero che non hai CD ma solo vinili? Sì, non ho CD, non mi sono mai piaciuti i CD, non ci sono mai andato troppo d'accordo. Anche perché le tracce, i CD poi ti fanno saltare, no, da un brano all'altro. Quando dicevamo con un amico in comune che abbiamo, che è Riccardo Rossi, che invece il vecchio vinile ti dava anche una sua consecuzione, cioè se quella traccia stava là, perché doveva stare là? Eh sì. La scaletta non esiste più, quando uno fa un disco nuovo ogni canzone è come un capitolo. Pronto? Riccardo, sono con Alex, che ti sente in viva voce. Ciao Alex, come stai? Ciao Riccardo, benone. La bellezza di un album era che appunto che l'artista, aiutato ovviamente dal producer, sceglieva la sequenza che potesse rappresentare una specie di viaggio dell'artista, no? Senti, il fatto quindi che Alex abbia due pareti di vinili e nessun CD, tu lo approvi? Lo approvo, sì. Altro che, mi ricordo che lui manco c'è il lettore di CD, mi ha detto, no? Degli album che ti ha portato Alex, qual è quello che condividevi di più tu? Beh, guarda, per me è stata una sorpresa quello bello di BB King e Ornella Vanoni, che avevo detto me lo compro.
Ciao Rick. Ciao Alex, a presto. Ciao, ciao Fabrizio. Grazie. Ciao, ciao. Grande competenza in cucina nella materia prima, no? Non solo sulla carne, ma anche sul pesce e su tutte altre cose. Che rapporto hai con la cucina? Ma con la cucina ho un grande rapporto. Partiamo dal presupposto che io sono molto goloso. Mi piace mangiare bene e tanto. Vengo da una famiglia di golosi, quindi io ho ereditato da loro questa passione, questa attenzione per la cucina. E che poi in me è diventata proprio una passione, un modo per staccare la spina, è una delle poche cose che mi fa staccare veramente la spina. Sto con te perché sto meglio. Hai avuto, a parte condividere il palco con grandissimi, sei sempre stato uno molto aperto, proprio vivere la musica come condivisione, no? L'abbiamo detto anche con Max Gazzè, con cui hai fatto un concerto, dei concerti bellissimi. Avete sempre vissuto la musica come condivisione, mai come protagonisti assoluti? Beh, con Max in particolare, perché Max come me è un musicista, prima di essere un artista, un cantante. Quindi Max suona benissimo il basso. E quindi abbiamo suonato insieme da giovani, abbiamo suonato insieme tanto. Ci conosciamo bene, sia come persone che come musicisti, e quindi non c'è il desiderio in noi di fare la prima donna, di spiccare, di sgomitare, perché lo fa la musica per noi, perché lo faccio da musicista e non da personaggio. Da ragazzino non dicevo io da grande voglio essere famoso, dicevo io da grande voglio essere un musicista. Il che è diverso. Un giorno misterioso, fortunato. E anche il cinema, che hai più volte toccato nella tua carriera, l'hai toccato come musicista, come autore di colonne sonore. Mi sono arrivate un sacco di offerte di fare l'attore. No, ma fidati, funziona perché abbiamo il pubblico femminile che vuole. Cioè, no, mi vergogno. Sì. No, vado a togliere il lavoro a un altro che ha studiato per fare quella cosa. E a me mi prendi soltanto perché sono raccomandato dalla mia popolarità. Chiaro. Com'è scrivere per il cinema? È bello. È bello, è divertente. Se tu guardi delle immagini, spesso ti accorgi che c'è già la musica. L'atmosfera, il sapore c'è già, lo stato d'animo c'è già. E uno stato d'animo, un sapore corrispondono ad un tema musicale. Sono gli occhi dei bambini che sconfiggono. Siamo a Santa Venella, ci stiamo avvicinando al Bambin Gesù, che è un po' la meta finale di questa nostra chiacchierata. Alex, l'abbiamo detto alla Quercia del Tasso, tu sei sempre stato particolarmente sensibile al tema bambini. Oggi in particolare, che da poco sei papà, forse lo sei ancora di più. Spesso quando vai a trovare i ragazzini in ospedale non hanno bisogno di soldi, hanno bisogno invece di sostegno, insomma di sostegno morale. E comunque porti una ventata di un qualcosa, cioè per chi fa una terapia lunga in un ospedale già il fatto di spezzare la routine di tristezza che c'è di solito è una cosa importante. Penso sia un dovere per chi ha avuto una vita insomma fortunata o comunque più fortunata di altri. Sia un dovere. Tu stai bene, devi dare una parte del tuo benessere a qualcun altro che non ha avuto la stessa fortuna. Cioè, questa cosa va fatta, fa parte dell'essere normale. Io sono normale, quelli buoni sono quelli che fanno i miracoli, i missionari, sono quelli che dedicano tutta la vita a questa cosa. Farlo una volta ogni tanto ti fa essere normale, non farlo ti fa essere sotto la normalità. Che diventeranno grandi un giorno, e forse un giorno diventeranno eroi, ma con gli occhi dei bambini adesso. Certo, figurati. Amoriamo. Eccolo. Ci innamoriamo. Come bambini.